È tanto tempo che volevo fare un video del genere, e cioè come si imballa correttamente un oggetto per spedirlo e renderlo a prova di corriere, perché si sa che i corrieri prendono a calci i pacchi quando li scaricano con violenza dai camion e dai furgoni, non hanno alcun riguardo, se ne sbattono, li scaraventano dove capita. Io stesso anni fa ho visto scaricare un alternatore, no, era un motorino d'avviamento, era grosso, era di un camper. L'ho visto scaricare a calci dal camion, scaraventato a terra, era imballato in modo non corretto, diciamo così, e col risultato che ho trovato la campana del motorino d'avviamento spaccata in due. Quindi purtroppo la situazione va sempre peggiorando, forse l'unico corriere che si salva è FedEx, ma costa un rene e una gamba. E siccome non mi va di restare monco, io rendo i miei pacchi a prova di bomba atomica e lo faccio con un materiale molto interessante, che non è, e ripeto, non è il pluriball, perché uno degli errori che si fanno maggiormente è fare un giro di pluriball. E secondo voi questo spigolo col cazzo di pluriball resiste agli urti? Se pensate una cosa del genere siete dei deficienti senz'anima. Il pluriball non serve praticamente a niente, a meno che non ne mettete uno strato di così, di 20 centimetri, ma anche lì è troppo rigido. Poi ci sono quelli che dicono: ah, devi mettere il polistirolo, ma il polistirolo è duro come la pietra e ogni colpo che prende il vostro pacco trasferisce l'urto all'oggetto interno, perché il polistirolo è rigido, non è molle, non è morbido. Tra l'altro si sfracella, quindi una volta che il pacco viene scagliato qua e là, col polistirolo sfracellato, voi avete palline dappertutto, quindi un fastidio della Madonna, e poi trovate tutto spaccato. Perché? Perché si spacca il polistirolo, non solo, ma si spacca anche il pezzo dentro, perché gli urti non vengono assorbiti, ma essendo il polistirolo rigido, vengono trasferiti alle parti in plastica. L'unico metodo valido è la spugna. E qui abbiamo due esempi di spugna. Questa è spugna di recupero, sinceramente non so dove l'ho presa. Credo da un vecchio, forse questo era il rivestimento di qualche divano che ho squartato tempo fa all'Isola Ecologica. Comunque questo pezzo di spugna ce l'ho da un sacco di tempo, vedete, è usato, è macchiato di ruggine, quindi era forse dentro qualche poltrona. Poi ho anche questi pad che mi sono stati donati da un caro amico che lavora con l'elettronica e gli spediscono delle valigette vuote con dentro questi pad che si possono anche sagomare, vedete, hanno questi tagli. E forse chi di voi conosce questa roba sa di che si tratta. Comunque è spugna, è molto morbida e questa assorbe gli impatti. E questo è un padding ideale. E adesso vediamo come fare. Userò il pluriball per avvolgere l'oggetto, semplicemente perché se quei maledetti dei corrieri lasciano il pacco sotto l'acqua, come a volte accade, perlomeno lui non si bagna. Lo uso come protezione antipioggia, ecco. La spugna è un materiale fantastico, il poliuretano espanso. Questo materassone IKEA è un pezzo unico di spugna. Anche questo materasso è un pezzo unico di spugna. Quelli che chiamano schiuma, lo chiamano schiuma, ma in realtà è spugna, è poliuretano espanso, la schiuma, il memory foam, è tutto poliuretano espanso più o meno denso. Ci sono diversi tipi di densità, questo è molto morbido, questo è un po' più rigido e questo è anche antistatico perché questo serviva per schede elettroniche, però è tutta spugna, poliuretano espanso. E facciamo questo pacco che va a una persona che ha acquistato questo oggetto che ho messo in vendita perché non mi serve e che andrà a finanziare il Museo dell'Informatica Funzionante. Perché? Perché abbiamo le bollette da pagare. Ecco, vedete, io adesso questo pezzo di spugna, se riuscissi ad aprire questo coso, io glielo metto qua.
poi glielo fido l'incastro in modo che già creo una protezione per il frontale. Perfetto. Poi dovrò proteggere questa maniglia, perché se prende degli urti siamo rovinati. E quindi gliene metterò un altro, così. Okay. E a questo punto io gli metto anche il pluriball, va bene, usiamolo. Perché? Perché così me lo levo dal cazzo, sinceramente. Però prima farò la seguente. Userò il cavo per tenere fermo questo pezzo di scuola. Così sono un rincoglionito, come vedete, sono un perfetto rincoglionito. Ecco. Così ho fatto questa cagata. Io sto girando il cavo, lo tiro, va bene. Questi sono dettagli, ok? Sono dettagli, però va bene così. Allora io questo glielo avvolgo e ripeto, questo non protegge un cazzo. Non protegge praticamente un cazzo, ma serve unicamente come un misero antipioggia. Infatti vedete che neanche ci arriva qui. Vabbè, lo metterò così. Nastro adesivo, dov'è il nastro? Abbiamo poco nastro e quindi non ce la faremo a chiudere per bene il pacco, perché anche lì bisogna fare le cose per bene. Ora, questo lo chiudiamo così, tanto deve solo stare come d'autunno sugli alberi le foglie, e questo lo chiudiamo così. Ok, c'è gente mentecatta che spedisce il pacco così, lo mette in una scatola di cartone e qua non c'è nessuna protezione, vaffanculo. Questa gente non merita di vivere. Ora io ho deciso che userò questa per creare un padding all'interno della scatola di cartone. Quindi ritagliamo pezzo di spugna, e io qua vedo un cazzo lungo di spugna. Sapete che vi dico, io faccio direttamente così, con semplicità. Ecco, creo un, come vedete ho creato una gonade di spugna, un coglione di spugna. Ora qua ho già della spugna, quindi posso mettere due strisce di questo massino. Ora questa la tagliamo a metà. Se usate un taglierino viene meglio, questo coltello non taglia un cazzo. Però io adesso questo glielo intappo qui, nella parte dietro, ecco, questo glielo intappo davanti e ora so già che devo ficcarglielo. Ah, ma io sto aprendo tutto, oddio mio, cosa succede qui? Sì, bisogna stare attenti. Allora questo lo metto dentro e vedete che già è molto rigido, e quindi lo tiro di nuovo fuori perché mi serve un padding sotto e gli metterò questo, ok? E gli metterò anche uno di questi. Poi questo così, e questo può stare qua.
spicco. Ecco, vedete, spugna ovunque. Ora li metto due di questi sopra, anche un po' di più. Metto quattro. E a questo punto io ho un pacco che posso letteralmente prendere a calci. Come vedete è tutto spugna. Basta chiudere con una discreta dose di rabbia. Un'altra nota interessante su chi fa i pacchi è che spesso, e adesso vi farò vedere, spesso fanno così e dicono: ok, il pacco è pronto. No, non è pronto un cazzo, perché guardate qua, questo non aderisce, questo aderisce male, sotto c'è il nastro originale che salta via, quindi no, non è finito qua, bisogna usare tonnellate di nastro per chiudere bene anche sotto e tutte quelle altre parti che non abbiamo chiuso noi. Ok, poi bisogna andarci anche per così per dare supporto al pacco. Ecco fatto. Poi, se vogliamo essere veramente pignoli, e noi lo siamo, bisogna sigillare anche i bordi e gli spigoli, che sono quelle parti che spesso si aprono. Quindi, andiamo qua e facciamo un bel giro attorno. Ma guardate un po' se vi devo spiegare come si spediscono le cose. E purtroppo lo devo fare perché un sacco di volte io ricevo pacchi con il contenuto distrutto, semplicemente perché non si è usato un minimo di criterio nella loro chiusura. Ecco, questa parte è sicura. Ora il cartone può essere polveroso e quindi può attaccare male, ma non fa niente, noi insistiamo col nastro e facciamo giri. Ecco fatto. Come vedete non ci vuole nemmeno tanto se si usa il cervello, questo attrezzo di cui pochissimi conoscono la reale potenza, il cervello. Se la gente imparasse a usare il cervello e ragionasse, tanti problemi non ci sarebbero. Ora, questo è unico, diciamo che sì, guarda, facciamo le cose per bene. Sistemiamo tutti gli spigoli, così veramente il pacco diventa a prova di bomba. Questo non è proprio un cartone ideale per i pacchi perché è abbastanza leggero. Se trovate il doppia onda meglio ancora, ma in effetti dipende anche tanto da cosa dovete spedire. L'oggetto che spedisco è leggero e quindi questo cartone suffice senza ulteriori superfetazioni. Io posso decisamente dire di aver creato un pacco a prova di bomba atomica. L'ultimo passo è un bel giro tutto attorno per dare stabilità strutturale e evitare squartamenti. E diciamo che abbiamo finito.
se vogliamo proprio abbondare, l'ultimo giro tutto attorno qua, di un pezzo unico. Sto esagerando? No, sto facendo le cose per bene. Che così il pacco arriverà sicuramente sano. A meno che il corriere non se lo mette sotto con la ruota del camion e ci sale sopra. E anche lì ho qualche dubbio che il pacco arriverà sano. Va bene, per sicurezza faccio anche così. Ale, vedete questo nastro tende a staccarsi ogni tanto, però come vedete ci siamo. E se vogliamo, vedete, non succede nulla. Lui rimbalza sulla spugna come se niente fosse, ma il pezzo dentro è ammortizzato e abbiamo un pacco a prova di bomba atomica. Quindi, riepilogando, il pluriball non serve a un cazzo a meno che non ne fate 30 giri. 30, deve diventare grosso così il pluriball, come spessore attorno a tutto il pezzo. Il polistirolo va assolutamente evitato perché non assorbe alcun tipo di urto, perché è rigido, è rigido. Purtroppo non ho polistirolo qui da farvi vedere, perché appunto per questi motivi io lo butto via senza pietà. Ma lo sapete benissimo, il polistirolo è duro come la merda e quindi non assorbe gli impatti, li trasferisce sull'oggetto. L'unica cosa che veramente funziona è la spugna, perché la spugna è morbida e assorbe gli impatti, quindi l'oggetto all'interno ha la spugna che lo rende soffice, lo avvolge in un letto meravigliosamente morbido e l'oggetto non si rompe. Ovviamente a tutto c'è un limite, ma il mio prossimo video su questo tema sarà l'imballaggio di un televisore in bianco e nero vintage con la spugna, dopodiché lo scaraventerò giù dalle scale, dalla scalinata che c'è qua fuori, che è una bella scalinata di un centinaio di scalini forse, quindi lo prenderò a calci, lo farò rotolare giù per gli scalini, dopodiché lo riapriremo e vedremo le condizioni del televisore all'interno con la spugna. Mi piacerebbe fare lo stesso anche con un altro tipo di imballaggio, ma so che il risultato sarebbe una catastrofe. Grazie, questo è un breve video, vedete? Che qui si alza, perché non aderisce. Questo è lui. Ma l'importante è che stia chiuso. Aggiungiamo nastro. Nei casi estremi io faccio la seguente: prendo diversi rotoli di questo nastro e chiudo completamente il pacco nel nastro marrone, anche perché a volte, se siete così sfortunati da rivolgervi alle Poste Italiane, spesso trovate il rompicoglioni che vi dice che non ci devono essere codici o scritte di nessun tipo sui pacchi, e allora vanno chiusi col nastro. Perché? Perché danno fastidio, che cazzo ne so, alle poste, danno fastidio alle poste, non si capisce per quale motivo. Va bene, basta. Dichiaro che il pacco è pronto, adesso io qua metto una bella etichetta, un bel foglio bianco, gli scrivo l'indirizzo. Potete stare tranquilli. Quindi metto un po' di nastro anche qua. Il nastro costa poco, l'oggetto costa tanto, quindi usate più nastro possibile. Usate la spugna e mi raccomando, spedite le cose con i corrieri che volete. Ma fate i pacchi a prova di calci. Letteralmente a prova di calci.